A volte è un settore che sicuramente è un settore semplice, chiamiamolo poi settore primario, ci sono comunque delle qualità, ma il fatto di non parlarne, di non confrontarsi, di discutere, non c'è più prospettiva di diciamo, credo che il premio comunque non vuole andare avanti. Quindi il fatto di essere qui, questo secondo me è la cosa più importante di questo, al di là del fatto che noi come federazione abbiamo fatto tutto per esprimere al massimo quello che le nostre 3 aree che sono state preparate, dove abbiamo posizionato le 3 macro aree che riguardano i bambini, l'altra riguarda gli adulti, la terza non c'è tanto. Ma anche facciamo gli ecco, se riuscite veramente per aiutare il sistema, penso che questo sia sicuramente quello che il ministro voleva un po' fare, al di là su di poter presentare al mondo questo che è Siamo molto contenti di partecipare in questo modo e abbiamo ritenuto fin da subito che questa fosse un'idea molto buona, azzeccata. Chapeau, devo dire, al ministro Lollobrigida, perché non c'è dubbio che mettere insieme tutta la filiera agroalimentare in occasione di un G7 agricoltura per mostrare l'eccellenza di questo comparto al mondo è certamente un'idea brillante. Perché abbiamo deciso di esserci in modo così importante? Perché era un'occasione straordinaria per mostrare quanto la meccanizzazione Made in Italy sia eccellente nel nostro paese e un fiore all'occhiello proprio che va in tutto il mondo, proprio perché per la vastità di gamma delle produzioni noi riusciamo a servire l'agricoltura di tutto il mondo e perché in un contesto così bello volevamo anche dare un altro messaggio. I mezzi innovativi, le macchine agricole, i trattori, quelle da giardinaggio, la relativa componentistica tradizionale, digitale, insomma tutto quello che noi rappresentiamo. È bello anche, oltre che funzionale, altamente tecnologico e quindi si inserisce in modo perfetto in un contesto straordinario di meravigliosa bellezza come l'isola di Ortigia. Questo binomio, no? Questa combo dell'eccellenza del prodotto finale che va davvero in tutto il mondo con le macchine agricole che lavorano la terra è una combo scontata per noi. Ma non lo è per tutti e invece avere avuto la possibilità di mostrarla e di far capire che noi siamo il primo anello di questa straordinaria filiera è sicuramente un'opportunità molto importante. Perché abbiamo voluto inserirla nel loro contesto? Perché fin da subito abbiamo capito che mostrare le macchine nuove, quindi esatto, abbiamo portato l'eccellenza dell'innovazione della tecnologia nel contesto rurale dove effettivamente avvengono queste lavorazioni, ci ha consentito di creare in questa isola campi di grano, uliveti, frutteti, vigneti, cioè il contesto rurale che poi è la meraviglia anche del paesaggio dei nostri territori.